carrone. Ma dipende dalle galline, dalla razza delle galline o da che cosa? Ne risponde l'azienda Benovo? Sì, diciamo dipende dalla razza della gallina. Uova bianche fanno le uova bianche, il guscio bianco, le galline rosse fanno le uova con, le galline, con poi, il guscio bruno. E poi un'altra domanda, per quanto riguarda la scadenza, perché ci sono parole dice, molto, molto così, non precise. Cioè, la... quando si rubare, c'è una scadenza sulla confezione. Certo. Dopo che è caduto, il suo rubro non è buono più, vuole buttato. Vuole essere, cioè l'uovo poi non è più buono quando c'è la data di scadenza, quando scade insomma, quando si supera quella data di scadenza. Rispondetemi sempre voi. Non sentiamo. Certo, c'è la planetaria accesa, magari tra un po' poi se non ci serve più la spegneremo. Con la data di scadenza, quando si supera quella data, l'uovo non è Ma più buono? Diciamo che se cucinato dopo qualche giorno può essere consumato tranquillamente, perché è da consumare preferibilmente in quei giorni, quindi qualche giorno in più. Qualche giorno? No, però poi oltre. Fino al 28esimo, fino al 28esimo giorno è un uovo da bere. Diciamo dopo i 28 giorni si può consumare. Franco, aspetta che ti stava rispondendo l'azienda Benovo, ti stava dicendo che fino al 28esimo giorno... Poi, diciamo è un uovo da bere, è un uovo fresco, denominato fresco. Dopo i 28 giorni non è un uovo fresco, ma non è che è un uovo andato a male. È da cucinare. È da cucinare o da consumare, diciamo, diversamente dal fresco, diciamo. Senza problemi. Buon proseguimento, grazie. Ciao. Ciao Franco, grazie a te. Intanto tu hai infornato. Sì, ho infornato i pinè a 220 gradi per quanto tempo? Almeno circa 20 minuti, poi dipende anche dai forni, eh. Ciao. Stendiamo un attimino. Pronto? Pronto, sono Maria Teresa Bianchi, buonasera a tutti. Ciao cara Maria Teresa, a te. Complimenti a tutti i chef. Sono bravissime. Grazie. Grazie. E anche quello di Rosera, la molto brava, quello di San Giovanni Fiore, complimenti. Ragazza, e volevo fare una domanda per quanto riguarda le uova. Posso farla? Certo, certo. Volevo sapere se per un bambino, per una persona anziana come mia mamma, è più indicato l'uovo, quello cassereccio o quello comprato? Aspetta che ti risponde il nostro dottor Lerose o l'avvocato Vaccai. L'avevo detto anche prima, io sono buone tutte e due se sono freschi sicuramente, però rimane il fatto che l'uovo d'allevamento è molto più controllato, quindi si riesce ad avere una tracciabilità diversa. Siccome non sento tanto bene, mi puoi dire tu cosa ha detto? Non sì, dovresti alzare un pochino la voce. Ma come c'è il curatore da voi? Abbiamo montato abbastanza, sì. Ancora no, perché veramente stava dicendo il nostro dottor Lerose che è preferibile consumare un uovo che ha dei controlli, prego, che abbia una tracciabilità diversa. Quello comprato, Simo, ha ragione il signore, però non è mai fresco fresco uscito dalla gallina, diciamo. Ma questo non è vero, perché ci sono le date di scadenza e anche le date di produzione molte volte sulle uova. E questo vale pure per i polli, più conveniente mangiare i polli comprati che quelli caserecci, voglio dire io. Ma guardi, ma glielo dico subito, la differenza sta soprattutto nell'alimentazione. Ed è una cosa molto importante, perché effettivamente sapere cosa mangia una gallina, cosa mangia un pollo è estremamente importante. Noi qua abbiamo anche portato vediamo alcune tipologie di alimento, diciamo di materie prime altamente controllate, che sono la soia proteica, il mais e anche del mangime composto integrato pronto per l'uso, diciamo. Ho capito perché una volta magari non c'erano tutte queste cose, quindi erano meglio quelli, adesso è cambiato tutto, avete ragione, ci sono molti controlli, quindi, soprattutto ci sono tante malattie, ma una volta non c'erano tutte queste cose, uno mangiava più.
Esatto, e bisogna tenere conto particolarmente di questo aspetto. E come dicevamo prima, anche le aziende che stiamo presentando stasera, che hanno portato le loro uova, sono due delle aziende, se non le uniche in Calabria, che si producono il mangime per il proprio allevamento nella propria azienda, e questo è anche sinonimo della qualità e della serietà dell'azienda, insomma, che può controllare tutto il processo di filiere fino ad arrivare ad un prodotto di qualità di altissimo livello. Ma se uno solo... deve le galline, di passare fuori, gli fa mangiare l'erba, va bene lo stesso? Ma sicuramente sì, sicuramente va sì. Benissimo. La natura vuole anche la sua parte. Ciao cara Maria Teresa, grazie a te Maria Teresa, ciao. Intanto il nostro chef, che ha spento questo aggeggio, vero? Ha sempre setacciato la farina. Ho setacciato la farina, ho setacciato la fecola di patata. Un attimo signora, arriviamo subito da lei. E da aggiungere, da incorporare adesso al composto già montato. Sì. Buonasera. Buonasera, chiamo da San Lucido. Da San Lucido, signora, buonasera. Sì. Buonasera. Però la televisione se ne va, non si vede niente. Se ne va e viene. Ma come mai? Io non riesco a capire. È un altro canale di faccio di sopra. Cara signora, va bene, sì, lo sappiamo, risolveranno senz'altro da San Lucido, l'avevamo segnalato anche ieri sera, vero? Va bene, grazie signora, grazie mille, arrivederci. Va e viene, ogni tanto va e viene, è strano perché in alcuni punti ci vedono benissimo e in altri ci vedono... Adesso che è andato? Ma perché secondo me dovreste fare la ricerca canali, magari sintonizzando su... L'avete fatta? Non c'è niente, solo questo è il canale. Perfetto, va bene cara signora, io la ringrazio e lo risegnalo, grazie, grazie mille, arrivederci. Simona, intanto, sai quante uova sono state consumate nel 2009 pro capite? No. Una domanda, vediamo se... Non riesco a immaginare. Lanciati. Mi lancio, 200 uova. Brava, quasi indovinato, 220 uova. 220 uova, 200, hai visto? Indovinato, ecco. Va bene, pronto? C'è qualcuno che ha qualche... Abbiamo un disturbo, va bene, andiamo avanti, ok. Adesso andiamo a incorporare al composto che è montato la farina, la fecola e anche il lievito. Facendo attenzione, deve essere setacciata, ad amalgamare lentamente dal basso verso l'alto. È ancora meglio se si fa con le mani. E incorporare la farina un po' alla volta. Pronto? Così.
Pronto? Pronto, signora. Sì. Signora. Buonasera, signora. Buonasera. Sono Emma da Messina. Emma, buonasera. Buonasera a tutti, siamo comunque più seguito parecchio. Grazie, cara Emma. Le volevo chiedere, riguardo alle ore, come io soffro di colesterolo, e bene che le ore fanno male, io sto mangiando certe volte soltanto un albume e il tuo lo ora che ho sentito qualche persona là che può essere competente riguardo. Mi può dare altre indicazioni.